di essere qui stasera, perché questa è casa mia, per la sua storia e per la sua identità. Ma voglio dire di essere qui oggi perché nella mia carta d'identità c'è scritto libraio. E questa è la presentazione di un libro. E da libraio sono ben felice che un pomeriggio così afoso, torbido, veda tanta gente all'indomani di quella che si chiama ripartenza, all'indomani di quella che si chiama con la stagione più bella, un'estate di promesse. E sono felice da libraio nel presentare un best-seller. Perché è straordinario, ed è colpa mia, lo riconosco, lo ammetto, gliel'ho detto prima a Giorgia Meloni, colpa mia se poi si è scatenata quella campagna di Giorgia a testa in giù, perché io camminando mi infilo in un collega in una libreria, in una super libreria, in una catena della libreria che è la cattedrale dell'egemonia culturale, niente meno per Trinelli, e vedo primo in classifica Io sono Giorgia. Beh, bellissimo, guardo sta scena dopo un po' sotto, ma proprio sotto, terzo, niente meno, Michele Serra col suo libro. Non posso fare a meno che fotografarlo e postarlo immediatamente su Instagram commentando semplicemente: è la nemesi, altro che egemonia culturale della sinistra. Arriva Giorgia e fa un capolavoro, cioè capovolge completamente quello che era stato l'andazzo, ma in casa loro. Quindi con lo sghignazzo non mi rendo conto di quello che stava succedendo, cioè veramente gli vai a strugugliare le corna, perché è una cosa che li ha fatti impazzire. Dopodiché arriva tutto il citrullame, il dispettito, quegli eserciti fatti di del professoresse col cerchietto, di tiri alzati, e si scatenano in una campagna continua fino ad arrivare all'inverosimile. E chi si rifiuta di venderlo, e chi invece lo vuole capovolgere, e chi invece vuole stare lì a proclamare la superiorità antropologica. La recensione che posso fare, sapete qual è di questo libro che è pieno di spunti, ne parleremo stasera, oggi, direttamente con Giorgio Meloni, la recensione definitiva la sapete qual è? È soddisfazione, avere battuto la prosopopea di veneranti somari con un libro scavato nella viva carne di una ragazza che attraverso se stessa ha saputo affrontare la più potente delle scommesse, notificare loro che un'altra idea di vita c'è, che un'altra idea di Italia c'è, che un'altra e unica idea di libertà c'è. E quindi da libraio dico, è una bella soddisfazione, perché le stelle ne sono passati tanti. E adesso, come dire, c'è la grande soddisfazione di vedervi schiumare. Ma è soltanto un divertimento? No, si chiama spirito critico. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. E vabbè, dopo la presentazione del super libraio Deluxe, Pietrangio, atterriamo sul pianeta Meloni. Allora, il libro, oltre a essere molto venduto, presenta tantissimi aspetti anche della vita personale, da uno spaccato della donna Meloni, prima ancora della politica. A me, tra le parti che mi hanno colpito di più, c'è quello, il sottocapitolo, il sesso forte del capitolo Sono una donna, dove si trattano, al netto di tanti stereotipi, delle realtà che capovolgono la narrazione classica. C'è Giorgia Meloni, l'unica donna leader di partito in Italia, in un posto dove quelli che tu chiami i fanatici progressisti mai avrebbero piazzato una donna. E però c'è anche la consapevolezza di questa situazione, è
non mi piace essere trattata come un panda, scrivi. Ora, incrociando questi elementi personali con alcuni dati politici, Pietrangelo ricordava le classifiche editoriali, negli ultimi giorni sono usciti dei sondaggi abbastanza emblematici, Meloni la più amata dagli italiani, ma di parabole del genere ne abbiamo viste, tu sei autorizzato a fare gli scongiuri più tribali, con personaggi, ricordiamo gli ultimi due, Matteo, Renzi e Salvini, che hanno toccato il massimo, e poi questo innamoramento è finito. Non c'è anche il timore che arrivi un momento in cui questo innamoramento possa finire? Già qualche segnale da alcuni ambienti che avevano siglato una sorta di pace, parlo anche a livello di stampa, sono arrivati. Cioè, ora il brutto anatrocco Meloni comincia a fare forse magari un po' paura. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Grazie ovviamente agli organizzatori, grazie a tutti i Fratelli d'Italia, grazie al sindaco pugliese, saluto presidente Nello Musumeci che ci onora della sua presenza, saluto ovviamente i parlamentari e tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia e ringrazio voi che vi sventolate sotto il sole, perché non deve essere facilissimo, noi stiamo all'ombra un po' meglio, oggi giornata caldissima, ma vi confesso che mi sono anche regalata in mezz'ora il primo bagno della stagione e sono fiera di aver fatto nel vostro mare straordinario, perché ancora non ero riuscita, in mezz'ora sono scappata. E poi ovviamente grazie a Mario Barresi, grazie a Pietrangelo Buttafuoco che ha fatto questa introduzione assolutamente e totalmente commovente. Io non l'ho dato a vedere, ma mi sono commossa e avete messo già molta carne al fuoco. Provo a rispondere, diciamo, per flash alle varie cose che ho sentito. Intanto a Pietrangelo voglio dire questo. Questo è un libro che è stato osteggiato dall'inizio, dall'intelligenza. E io sapevo che sarebbe andata così, perché il motivo per cui lo fanno, cioè il motivo per cui c'è una libraia, che nella vita fa la libraia, quindi vende libri, e credo non abbia letto tutti i libri che vende, li vende e immagino che, insomma, li venda anche quando non li condivide. Il motivo per cui c'è una libraia, qualcun altro che l'ha magari usata per questo, che dice questo libro io non lo vendo, è che loro, che dal loro punto di vista, diciamo, tu non devi proprio esprimere le tue idee. E questo in realtà, ma è una cosa che nella sinistra ormai vediamo da un po', è implicita missione di inferiorità. Perché se tu ritenessi che le tue idee sono più convincenti di quelle del tuo avversario, avresti bisogno di fargliele esprimere. Tu vuoi cancellare quelle idee quando sei consapevole di non essere in grado di argomentare nel mondo. La ragione per la quale a noi vengono appiccicate una serie infinita di etichette è esattamente questa. Dicevo stamattina in una conferenza sul futuro dell'Europa che la sinistra, quando non sa spiegare perché tu hai un'Unione Europea che invece di fare politica estera sta lì a dirti come devi cucinare gli insetti, se tu fai questa domanda automaticamente tu sei antieuropeista. Cioè vuoi uscita dall'Italia, dall'euro, dall'Europa, vuoi distruggere l'Europa, perché loro non sanno argomentare. Se tu provi a chiedere quale sia la ragione per la quale, diciamo così, si dovrebbe portare la teoria gender nelle scuole elementari, nella stessa scuola che non fa educazione sessuale, non perché siamo sessuofobi, ma perché si ritiene banalmente che le famiglie abbiano, diciamo, una maggiore dimestichezza con quei bambini per spiegare materie che sono delicate, tu sei automaticamente omofobo. Se tu provi a spiegare quale sia il senso di fare una sanatoria sull'immigrazione clandestina per regolarizzare 700.000 immigrati clandestini facendo finta che ti servano nei campi e facendo finta di non sapere che buona parte delle nostre coltivazioni viene portata avanti da immigrati irregolari, stagionali, che ogni anno vengono qui, mantengono la famiglia con i soldi e poi tornano indietro, che non sono stati fatti entrare in Italia perché
regolarmente volevano entrare perché bisognava dare la priorità a chi era irregolare, sei razzista. È semplicemente un modo per scappare dalle domande. Che loro hanno bisogno di appiccicarti un'etichetta, perché nel momento in cui ti appiccicano l'etichetta di presentabilità non si devono più confrontare con te nel tempo. Allora loro avevano paura e hanno paura di un libro nel quale noi raccontiamo chi siamo, noi, io, ma insomma la storia mia. Quando conto 30-40 che hanno fatto la stessa storia, quindi una cosa a salvo su questo. Loro avevano paura di vedere la nostra storia raccontata senza il filtro del mainstream, senza la distorsione che loro ne possono fare. Perché guarda, io ho fatto una scelta che se vuoi è coraggiosa, se vuoi, ma una scelta di sincerità. Primo, ho raccontato tutta la verità, anche personalmente, anche per spiegare che io sono una persona poi molto meno ideologica di quanto si possa ritenere. Sono una che certe posizioni le ha maturate anche sulla base delle proprie esperienze personali, sulla base del proprio vissuto, no? Come accade per tutti. Ma io ho scelto in questo libro di rispondere a una a tutte le accuse che mi sono mai state rivolte nella mia vita. E sai perché? Perché io, come buona parte di questa comunità, non ho niente di cui vergognarmi. Non ho niente di cui dire scusa. Non ho niente di cui... Non ho niente che comporti che sono gli altri a dovermi dare una patente. Io mi sono rotta le palle di questa storia che la sinistra è la forse, Giorgio, scusami. Forse il mainstream non ce la fa più. Vogliamo accettare a dettaglio il tuo libro vince nelle classifiche e contemporaneamente al tuo libro un altro leader è in libreria, ma non se ne ha notizia, eppure tutti i giornali del mainstream lo pompano giorno dopo giorno, le trasmissioni lo ospitano giorno dopo giorno, ma con tutta la buona volontà nessuno sa dell'esistenza del libro di Enrico Letta e di Previa. Io scopro da te. Esattamente, il tema è questo. Allora, io diciamo, consiglio questo libro, l'ho detto, lo ripeto, non una biografia, perché le biografie si scrivono verso la fine della propria esistenza, io speriamo di avere ancora un pezzo di strada da fare, né avevo la pretesa di diciamo così scrivere il manifesto della destra italiana, quando farò quello chiamerò persone come te che sono più titolate di me per farlo. Io volevo un piano, cioè volevo offrire uno strumento che consentisse a chiunque, a quelli che ci seguono, a quelli che ci criticano, di farlo sulla base di chi siamo a te, seguirci per quello che siamo, con i nostri limiti, con i nostri difetti, perché siamo esseri umani, i politici vengono sempre raccontati come se calassero da Marte, no? Come se fossero un'altra razza, un altro possiamo mondo. Possiamo cominciare da una emozione, il cuore che ti batte forte forte quando per la prima volta ti chiudi alle spalle la porta dell'ufficio che era stato di Pino Romualdi, di Giorgio Almirante e dopo di Gianfranco Pino. Parentesi, secondo me tu tra questi lo sai di chi sei l'erede? Di Pino Romualdi. Perché era un leader pienamente conservatore, quello che aveva tagliato i ponti con il nostalgismo, quello che aveva chiaro il senso della contemporaneità. È vero. Comunque sì, quella è stata un'emozione pazzesca, perché è stata la prima volta, poi torno, Mario, non mi sono dimenticata di quello che mi ha chiesto. Però è bello così interagire, andiamo un po' qua in frase. Beh, è stata la prima volta in cui io mi sono fisicamente sentita sulle spalle, no? Le storie, per i figli, i posti, cioè chiaramente quando io insieme ad altri abbiamo fondato per l'Italia l'abbiamo fatto soprattutto. Una grandiosa follia. Sì, una pazzia totale. Guarda, col senno di poi me ne rendo conto ancora di più. E ti devo dire che mi fanno molto sorridere quelli che oggi sento e dicono ma io adesso ho fatto un partito, faccio il 5%. Io lo so che cosa significa, è stata una follia. Eravamo consapevoli che lo fosse. Il punto è che io come altri, perché non sono stata da sola in questo cammino, e questo va ricordato ogni giorno, perché io passo le mie giornate
a sentir dire per Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia non è Giorgia Meloni. Io citavo il libro della giungla sul mio libro, no? La forza del branco è il lupo, la forza del lupo è il branco. Cioè io faccio la mia parte se inserito in un contesto nel quale gli altri fanno la loro parte. Certo, io sono stata la prima fila, sono la figura più visibile, sono in portabandiera, ma voi credete davvero che noi avremmo potuto prendere niente e portarlo al 20% con una persona da sola? No, l'abbiamo fatto perché ce n'erano migliaia in territorio che facevano i sacrifici per portare il loro consenso. E questo va rivendicato, perché io, francamente, anche questo ho scritto sul mio libro. Se c'è una cosa che noi abbiamo imparato a destra, è che tutti sembrano indispensabili e nessuno lo è. Quando è finita, come è finita la vicenda di Gianfranco Fini, noi pensavamo che fosse finita la storia dell'estrema destra. Abbiamo fondato Fratelli d'Italia per questo, abbiamo messo in sicurezza, ma era difficile pensare davvero che ce l'avremmo fatta. Abbiamo imparato che c'è stato qualcun altro che, di fronte alla necessità, di fronte al rischio di scomparire, si è caricato la scuola sulle spalle e l'ha rimessa in piedi. Valeva ieri per Gianfranco Fini e io vi garantisco che vale oggi per Giorgia Meloni. Nessuno è indispensabile in una dimensione comunitaria. C'è la comunità e la comunità alla fine tira fuori qualcuno che sia in grado di rappresentarla ai massimi livelli. Questo noi ce lo dobbiamo ricordare. Quindi sicuramente io ho fatto la mia parte. Io sono Sassa, l'ho fatta. Come l'hanno fatta in tanti altri. Quella volta che io sono entrata, è diventato il mio ufficio e mi sono chiusa la porta dietro le spalle, per carità, io quella cosa l'ho sempre saputa, nel senso che noi abbiamo fatto Fratelli d'Italia per tenere, no, cioè, in piedi quella storia lì. Però quando vedi, cioè, quando vedi il luogo fisico dove tutto questo è avvenuto per decenni, allora ti rendi conto che, come io ho scritto così, insomma, era come se ci fossero tutte queste migliaia di persone che mi guardavano, no? E che mi chiedevano, sarai all'altezza? E io che sono, me lo chiedo tutti i giorni, oltretutto da mia madre 58, è più difficile dirsi di sì, risolvo. Ecco, sì, quello mi ha fatto venire un grande batticuore, un grande senso, se vuoi, di ansia, no? Cioè, dire, è una storia troppo grande per me, è vero, sono arrivata fin qui, ma insomma, adesso diventa ancora più difficile. Dopodiché, devo fare mezzo passo indietro per tornare da Mara. Allora, guarda, sul tema delle donne la cosa secondo me è molto facile. Il punto è che noi ci siamo dovuti guadagnare ogni millimetro col sangue e col sudore. Non siamo gente che si può permettere di piazzare le figurine o che si può permettere di fare i dirigenti in base all'età, in base al colore dei capelli, in base al sesso, in base... No. Noi siamo un luogo nel quale, dovendoci guadagnare ogni singolo centimetro, si corre in campo aperto e chi dimostra di più ottiene di più, nel senso si assume più responsabilità. Nel caso nostro è accaduto che fosse, diciamo, una donna, ma è un caso, nel senso, non caso, non è un caso, è accaduto perché noi non abbiamo detto alle donne, differentemente da quello che fa la sinistra, voi state lì e vi diamo le quote, che è un meccanismo cretino. Cioè io sono rimasta molto colpita quando ho sentito Renzi dire che Italia Viva, mai nome più azzeccato, era un partito femminista perché lui sceglieva la Bellanova a fare la portavoce e la Boschi a fare il capogruppo alla Camera. Così come sono rimasta francamente basita quando ho sentito Enrico Letta dire che la sua grande rivoluzione sarebbe stata imporre ai gruppi parlamentari contro la loro volontà due donne capogruppi. E ancora prima di sentire Letta e Renzi fare questi ragionamenti, sono rimasta francamente colpita dalle colleghe che glielo consentono. Perché se vuoi la parità, non devi permettere che il capo ti imponga. Se vuoi la parità, devi dimostrare che sei quello che può dare di più. E i tuoi colleghi ti devono votare, che hanno, però questo è figlio di una mentalità della sinistra che dalle parti nostre non c'è. Dalle parti nostre si corre punti e chiarire, non è un caso che la destra abbia espresso diciamo donne a capo di diverse cose a differenza di quello che ha fatto la sinistra, perché noi non abbiamo questo problema di mentalità e invece dall'altra parte mi pare che se ne sia ancora, cioè
il fatto che una donna vuole uscire, se ha la compiacenza per concessione dell'uomo, è una cosa che loro hanno. Del resto, tutti questi strumenti, tipo le commissioni delle elette, i comitati pari opportunità, che avevano sempre mandato ai matti. Io sono stata eletta alla provincia di Roma a 21 anni, al consigliere della provincia di Roma. Arrivo lì e la provincia si occupa, lo sapete, occupavano adesso la storia delle riforme, la storia di edilizia scolastica, di abilità, servizi sociali. Dice, poi c'è la commissione delle elette. E che fa? Dice, le elette si vedono, parlano, queste comodi, io le elette. Cioè, tipo baby parking, no? Voi parlate fra di voi e noi ci occupiamo di. Io non sono mai andata alla commissione delle elette, perché io, da donna, per carità, con la mia sensibilità, con la mia specificità, voglio parlare di un palestino, di affinità, di tutto quello che riguarda la società. Invece loro si sono accontentati di questi strumenti, come dello strumento delle quote, salvo poi entrare in una serie di cortocircuiti. Adesso ci divertiamo con la legge Zan. Adesso ci divertiremo con la legge Zan, perché quello che non si sta capendo della legge Zan è che se tu stabilisci per legge che io non sono ciò che sono, ma sono solo, sono quello che sento di essere, e che le istituzioni non mi possono, diciamo, discriminare sulla base di quello che io sento di essere, forse sfugge che tutte le presunte conquiste femminili che noi abbiamo fatto in questi decenni sono finite. Perché, scusa, le leggi sull'incentivazione al lavoro femminile, dipende, come ti senti? Le quote rosa, io che sono contraria alle quote, e tutti lo sanno, io adesso quando arrivano la composizione delle liste, continuerò a battermi per le preferenze perché io sono contro le liste bloccate. È una battaglia che perderò perché sono tutti italiani. Quando dite, devo porre la lista bloccata, Stancanelli, tu se ti senti donna domani. Mi piace, è andata così, fatene una ragione. Anche gli occhi chiari. Sì, ma poi con la parola però al di là della battuta, guardate che sono le cose che stanno accadendo nel resto del mondo. In Messico sta accadendo esattamente questo, nello sport, nel mondo dello sport c'è questa cosa pazzesca, che ci sono degli atleti biologicamente maschi che si dichiarano donne e vanno a competere ai campionati femminili. C'è un famoso atleta di pallamano della Nuova Zelanda, 1,88 m per 100 kg, prima giocava chiaramente nelle squadre maschili, si è dichiarato donna, adesso gioca nella nazionale femminile, chiaramente ogni volta che scende in campo spacca un paio di ossa, perché e quella non è una discriminazione a danno delle donne, ma i cortocircuiti della sinistra, tant'è che siamo arrivati al paradosso che l'arcigay ha chiesto che fosse cacciata l'arcilesbica, perché l'arcilesbica, difendendo la specificità femminile, è contraria alla legge Zan. No, cioè, sono tutti schematismi mentali di persone francamente irragionevoli, secondo me, perché sono tutti temi che con un po' di ragionevolezza, un po' di consenso si trattano. Dopodiché, sul tema della crescita, che sempre Mario mi chiedeva, poi ci siamo persi, no, però io mi sono scritto. Gli amuleti sono pronti? No, d'amore. però una cosa la devo dire. La crescita di Fratelli d'Italia può sembrare una crescita repentina, non lo è. Fratelli d'Italia è un partito che è nato 10 anni fa. Per otto anni in cui noi abbiamo fatto sacrifici enormi, è stato inchiodato tra il 3 e il 4%. Io ho sempre detto che per noi sarebbe stato molto più difficile arrivare al 5% che arrivare dal 5 al 15%. Non mi sbagliamo. Perché? Mi è capitato tantissime volte in questi anni di incontrare gente che mi diceva, guarda, io mi sento molto rappresentato da te, davvero, ti seguo, complimenti, il partito, bene, però non ti voto perché il tuo è un piccolo partito. E io rispondevo, no, guarda, il mio è un piccolo partito perché tu non lo voti. Cioè, cerchiamo di capire, no? Il nesso di capire. Ok, mandolo dalla tassa. Però che cosa accade, il famoso voto utile? Quando arriva la campagna elettorale, c'è sempre un pezzo di italiani che alla fine magari vorrebbe votare per un partito più piccolino perché si sente più rappresentato e alla fine non lo fa perché ha paura che il suo voto non conti abbastanza. Questo è quello che a noi in campagna elettorale, vero, 7-8 anni, c'ha sempre all'ultimo, in campagna elettorale ci ha sempre fatto perdere un punto o due punti, no? Alle ultime elezioni politiche noi partivamo con sondaggi che ci davano oltre il 6%,
Poi si è polarizzato lo scontro all'interno del centrodestra tra Salvini e Berlusconi, e una parte dell'elettorato di Fratelli d'Italia, siccome noi non eravamo competitivi in quel confronto lì, magari qualcuno voleva dare la possibilità a Salvini per rinnovare il centrodestra, o qualcuno voleva diciamo, difendere Berlusconi dalla presunta possibilità che Salvini lo scavalcasse, e un pezzo di elettori nostri andava a votare da un'altra parte. Quando noi abbiamo superato tutte le soglie di sbarramento con il 6,5% alle elezioni europee del 2019, che è cambiata la storia. Ma il consenso che abbiamo oggi non è un consenso che noi abbiamo costruito dal 2009 a oggi, dal 2019 chiedo scusa a oggi, è il consenso che abbiamo costruito in 10 anni, cioè tantissime, perché io avevo l'impressione che noi fossimo una specie di ceto nella ruota, no? In realtà noi continuavamo a seminare e oggi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato per 10 anni. Ora noi abbiamo fatto una scelta diversa da quella che hanno fatto tutti gli altri. Non abbiamo mai preso la scorciatoia. Io non ho mai voluto prendere la scorciatoia. Nel governo Draghi è stata criticata da qualcuno come scelta tattica. Adesso viene criticata come scelta tattica. Perché al tempo si è detto la Meloni si sta suicidando a fare la scelta di non entrare nel governo Draghi. Rimarrà ai margini e verrà le fogne. Il paradosso che, lo possiamo dire, siamo tra di noi, nessuno ci sente. Il politico preferito di Mario Draghi è proprio Giorgia Meloni. Ma in ogni caso oggi dico una scelta tattica perché tu volevi, ma non è così. Noi anche lì abbiamo fatto una scelta di coraggio. Io penso banalmente, allora, scusate, noi facciamo ormai dei dibattiti in questa nazione che sono un po' surreali. La coerenza è diventata un elemento di straordinaria forza per scegliere un politico. Posso dire sommessamente che per la mia idea di politica la coerenza è un prerequisito. Cioè, se non sei coerente, vuol dire che non credi in quello che stai dicendo. Se ci credi, sei naturalmente coerente. Certo, uno avrebbe potuto fare altre scelte. Sai quante volte mi hanno detto, per esempio, Giorgia, tu argomenti troppo. Sondaggista, l'ho scritto alle cose. Sondaggista mi disse, Giorgia, il tuo problema è che tu argomenti troppo. In che senso, scusa? Cioè, puoi spiegare troppo, devi semplificare, qualche slogan in più. E devo dire che c'è stato un periodo in cui anche nella nostra classe dirigente qualcuno diceva, ma forse siamo troppo, no? Cerchiamo di qualche digressione in più, qualche semplificazione in più, qualche slogan in più. Io ho sempre detto, guardate, cercatevi intanto un altro segretario, perché se volete fare quel lavoro lì, quello non è il lavoro mio. Ma forse anche un altro partito, perché la storia della destra italiana, se c'è una cosa che non è sloganismo. Cioè la storia della destra italiana è la storia di gente che a 15 anni spaccava il capello in quattro nel conflitto tra israeliani e palestinesi pensando di poter cambiare la politica estera. Siamo gente che ha studiato sempre e tutto, che non si è accontentata di risposte preconfezionate, che non ha mai accettato di ripetere quello che sentiva dire da altri, che ha letto tutto, che ha ascoltato tutto, che non ha mai avuto paura di niente. Ma noi siamo questo, è la nostra cifra, non avremmo potuto essere un'altra cosa. Ci ha portato a metterci più tempo, sì, ma ci siamo arrivati per come siamo? Sì, e questa è una grande soddisfazione. A proposito, il giornale di oggi, un argomento molto interessante nel libro di Giorgia Meloni, è quello sull'identità. Tu usi una definizione, identità plurime. Mi è venuto in mente perché sul giornale di oggi, nella speranza di officiare e di far nascere questo partito unico, il giornale di oggi offre 3 icone. Io un po' mi sono preoccupato, perché le icone che mi sottopongo sono Margaret Thatcher, De Gaulle, la seconda, e poi Abramo Lincoln. Vabbè, io rifiuto. Molto patriottico tutto questo. Okay. E io ho riflettuto. Come minimo la Thatcher, i ragazzi lo apprezzeranno
perché attraverso YouTube, attraverso il canto di Irlanda, comunque la traccia è pur sempre quella che chiusa in una cella con un senso. Ed è pur sempre la nemica numero uno di Giovanni Paolo II, che la fronteggiò duramente. Poi non va bene. De Gaulle. Se la memoria non mi inganna, su De Gaulle le parole definitive le dissero i parafrancesi in marcia, sulle chance di sé. Poi non va bene. Lincoln, va bene, con tutto il rispetto, ma appunto, sempre Italia, siamo, quella è l'America, grazie a Dio non siamo americani. Grazie a Dio abbiamo un'idea universale, sia che si chiami Roma, sia che si chiami questo meraviglioso Mediterraneo, dove appunto arriva tutto il mondo per darsi appuntamento, a tutto il mondo dà una voce, una poesia, un sogno. Giorgia, cosa sono queste identità plurime? E questi tre ti piacciono? Ma guardate, sono sicuramente tutte figure interessanti come figure storiche, però io parto proprio da un altro punto di vista. Cioè anche qui, per tutta la vita, e mi sono sentita dire, ma tu sei Dio, sei Dio Trump o sei Dio Putin? Sei Dio... non sei Dio... Io non so Dio niente, quindi ce l'hanno pure a te. Io voglio costruire un modello, siccome sono italiana, il mio obiettivo è costruire un modello nostro, non scimmiottarne un altro. Certo puoi leggere, puoi studiare, è bene se c'è il fatto di gente che può darti degli spunti interessanti, ma noi siamo l'Italia. Allora, questo voglio dire, lo dico con una punta di presunzione, per come sono fatta io, io vorrei costruire un modello per cui saranno gli altri domani a fare l'esempio nostro in giro per il mondo, raccontando che progetto, che visione abbiamo costruito. L'identità alla fine è questo. Per cui, interessante dunque, sono presidente dei conservatori europei, per cui sono tutte no, e il modello confederale è un modello che sicuramente De Gaulle, diciamo che ha avuto in De Gaulle un grande cantore, Roosevelt, abbiamo fatto un convegno sempre con i conservatori, ma sono figure che io guardo sempre, diciamo, con rispetto e con distanza, ma qualsiasi figura di questo genere. Mentre purtroppo mi confronto con una classe politica italiana che ama molto fare da cheerleader ai leader stranieri. Abbiamo visto di tutto, guarda le elezioni americane, abbiamo visto di tutto anche lì, come se noi potessimo avere una classe dirigente che sta lì a quello si allaccia il cappotto con Obama, quell'altro, no, c'è anche quello con la spilletta, quell'altro. Ragazzi, ma noi rappresentiamo l'Italia. Ma voi avete mai visto un leader straniero girare con la spilletta di Tosò, di Letta, di Berlusconi, di Renzi? Pure per noi, diciamo, sui grandi modelli, però. Ma non lo vedrete mai, avessimo anche il più grande presidente del Consiglio della storia del mondo, voi non vedrete mai chi rappresenta un popolo sovrano scimmiottare o comunque tifare con i pompon per il leader di un'altra nazione. Non è il mio modello, non è il modello della destra italiana, non lo sarà mai. Per cui noi stiamo costruendo una nostra visione. Chiama come vuoi, guarda, le etichette conservatrice, io dico patriottica, l'ho sempre detto. E anche qui, scusate, posso? Quando siamo andati a Trieste, 2017-16, la figlia era piccola, piccola, mi ricordo, aveva la valicella, non l'ho potuta portare, quel congresso di Fratelli d'Italia parlava di patrioti. Siamo stati felici da tutti. Questo termine vecchio, desueto, come siete antichi, come siete tardo risorgimentali. Poi adesso ci avete fatto caso. Quando Renzi ha mandato a casa il governo, Conte 2 ha detto che lo faceva perché lui era un patriota. Fra quegli anni di sinistra italiana,
dice i veri patrioti siamo noi. Bersani, mi pare fosse Bersani in aula, dice non possiamo lasciare il termine patrioti alla Meloni. Allora, Almirante, su questo che cosa avrebbe detto? Che quando le nostre parole fioriscono dall'acqua dei nostri avversari vuol dire che le nostre idee hanno vinto. Una cosa molto curiosa nel libro, che nel dire del tuo essere onnivora di musica, c'è anche un gradimento molto molto particolare per Guccini, una strofa quella che... E voi materialisti, esatto, il vostro fiato fisso che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercare per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatevi le ali. Esatto. Allora, questo è un altro tratto, diciamo, che io ho cercato di raccontare, mi ha fatto sorridere, mi raccontava, credo, Salvo Pogliese, che è una persona che è qui, sentendo la colonna sonora che c'era, ha detto, ragazzi, ma che musica avete messo, deve stare la festa dell'unità. E Salvo non ha avuto il coraggio di rispondere che le canzoni che sentivate sono alcune delle canzoni che io cito nel libro. In alcuni casi mi sono proprio divertita a prendere degli autori assolutamente dall'altra parte per ribaltare il concetto delle loro canzoni. Cioè, vi racconto quella proprio più strana, cioè Eddie Vedder, c'è una canzone di Eddie Vedder che poi la colonna sonora di Into the Wild, Eddie Vedder non è di sinistra, ma molto di più, anche se è oggettivamente una voce straordinaria secondo me e anche delle canzoni molto belle, e scrive questa canzone, si chiama Society, che a un certo punto dice, società ha pietà di me, spero che non ti arrabbierai se non sono d'accordo, e io l'ho usata di attacco al capitolo sull'immigrazione e quindi li ho ripaltati. Ma il concetto che volevo raccontare qual è? Che noi anche in questo abbiamo una nostra identità precisa, cioè a differenza della sinistra noi non ci abbiamo avuto i libretti rossi, non abbiamo avuto quelli che ci spiegavano che cosa dovevamo e che cosa non dovevamo credere, che cosa potevamo e che cosa non potevamo leggere, che cosa potevamo e che cosa non potevamo ascoltare. Voi non troverete mai un libraio di destra che dica io questo libro non lo vendo perché è distante da me. Troverete che quel libraio, il libro, se lo legge, soprattutto se considera che quello sia un avversario, per conoscerlo e sapere di che cosa sta parlando. Noi non abbiamo mai avuto paura di niente. Perché? Perché le identità forti non hanno paura del confronto. Sono le identità deboli che hanno paura di confrontarsi con l'altro da loro. Noi no, abbiamo letto qualunque cosa, abbiamo ascoltato qualunque cosa, abbiamo studiato qualunque cosa e abbiamo preso il meglio di tutto quello che c'era. Guccini, per carità, ha detto un anno fa, in occasione del 25 aprile, no? Praticamente appendete a piazzare Loreto Salvini e la Meloni, era il concetto, tant'è che io mi sono un tantino risentita. Ciò non toglie che Ciano o Cristoforo Colombo o ci sono delle canzoni che sono belle e io non ho alcun problema ad ascoltarle, anche perché probabilmente a Guccini non farà piacere e questa cosa mi fa anche una certa simpatia. Esattamente come ho citato la sinistra impazzita, perché quando c'è stato il governo Draghi, la fiducia al governo Draghi, io mi sono alzata e ho aperto l'intervento con una frase di Bertolt Brecht, altro, diciamo, icona della sinistra mondiale, loro dall'altra parte, oh, come ti permetti? E la frase era, ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati. E io ho detto, spezzando alla sinistra, dico, guardate, io capisco che vi dispiace, perché anche voi avreste voluto citare Bertolt Brecht, ma voi avete trovato il passo in cui diceva che bisognava prendere un banchiere e metterlo a capo del governo senza che il popolo fosse stato, diciamo, interrogato sul tema, perché non c'è quella frase di Bertolt Brecht, è quella che ho citato io. E quindi la cito, e vale una ragione, loro questa libertà non l'hanno mai avuta. Loro per questo sono, diciamo, proprio un po' più chiusi e per questo hanno così paura dell'altro. Noi no. E io credo che questo sia un elemento di grande, cioè, sono un elemento del quale noi dobbiamo andare estremamente fieri, perché abbiamo sempre lavorato, abbiamo sempre fatto digressioni, ci siamo sempre interrogati, abbiamo spaccato il capello in quattro, abbiamo sempre fatto da laboratorio. Ma chi è stata la nostra grandezza o no?
E infatti, guarda, sì, come ne disegnava, a proposito di queste di librerie, la parte più importante delle presentazioni dei libri non è tanto la discussione che fanno due molesti intervistatori davanti all'autore o autrice in questo caso, ma è, Giorgia, il firmacopie, la cosa più importante, per cui il tempo è tiranno, dall'intraglio dico che il firmacopie è la parte fondamentale delle presentazioni. E a proposito ti devo consegnare un messaggio da parte dei librai indipendenti, Giorgia. I librai sono l'unica categoria che non hanno ricevuto i ristori. Si dirà, erano aperti, certo, erano aperti, ma la gente chiusa, che la televisione diceva non uscite da casa. E le librerie sono l'elemento fondamentale per lo spirito critico, perché signori, la soddisfazione che vi siete presi di aver sfasciato l'egemonia culturale di quei presupposti è arrivata grazie alle librerie, grazie a questo libro. E porteremo il tema delle librerie, porteremo anche il tema delle librerie. Ovviamente grazie a tutti, io sono qui disponibile per filmare. Se vi state fermi facciamo un selfie un attimo, che c'ho qui la regia. Però davvero grazie, perché io ho scritto e ho fatto il mio sacrificio mentre facevo mille altre cose, però voi lo state leggendo, lo state comprando e questa rivoluzione la stiamo facendo insieme. Grazie a tutti. Grazie.